bilancia, è il segno protagonista di questo periodo. È inutile nasconderlo, perché questo Giove nel vostro segno, c'è Giove. Giove rappresenta la grande fortuna, se Marte e Saturno sono i grandi malefici, Venere e Giove sono i benefici. Venere nelle questioni un po' più piccole, quelle di tutti i giorni, Giove nelle grandi questioni, la grande fortuna che può semplificare la vita, ecco perché le bilance devono prendere delle iniziative. Però purtroppo con questo Marte che transitava nel Capricorno avete trovato parecchi ostacoli, e quando le bilance trovano gli ostacoli tendono ad arrendersi, a mollare, ecco, il che non va bene. Dovete essere un po' più sicuri anche di voi stessi, delle vostre qualità, dei vostri mezzi, perché avete enormi potenzialità che questo Marte però dal giorno 9 nel segno dell'acquario farà riemergere. Ecco che allora le bilance sul lavoro nel mese di novembre ritroveranno grande slancio, grande sicurezza anche nei loro progetti, nelle loro idee. Sarà l'amore a soffrire un pochettino nel mese di novembre a causa di questa Venere nel segno del Capricorno. Non è una posizione ideale per quanto vi riguarda, e diventate anche molto critici nei confronti del partner, per esempio, e quella che è la vostra arma migliore, la diplomazia, verrà un po' meno, e anche voi inizierete a pretendere di più dalla persona che vive al vostro fianco. Quindi un po' di acredine per il mese di novembre per questi nelle coppie in maniera particolare, ma forse perché saranno presi anche molto dal lavoro i bilancini, no? E quindi avranno maggiori difficoltà a gestire la vita quotidiana. Quindi dicevo, soprattutto per le coppie, mentre per chi è alla ricerca di avventure, questo Marte in acquario è il massimo che vi possa capitare. Quindi attento, Agius, alle tentazioni. Alle tentazioni, sei della bilancia. Ah, tu sei bilancia. Io sono bilancino, bisognerà... Sei bilancino di pochi giorni fa, anzi, ancora gli auguri di buon compleanno ad Agius. Poi ci sarà Mercurio e anche il Sole. Il Sole il giorno 21 alle 22:22 entrerà nel segno del Sagittario e quindi... grande abilità anche nella comunicazione, insomma le bilance ci sapranno fare nel corso di questo mese, si metteranno in evidenza, si metteranno in mostra. Andiamo al segno dello Scorpione. Ok, invece. Scorpione.